uno spettacolo, cresce la isola, guardate, volevo dire, dunque. L'isola è speciale perché qualcosa è come dire, è come fuori dal tempo. È il mio posto del cuore qua. L'isola è abitata da 16 persone tutto l'anno, in pianta stabile, la maggior parte sono anziani, il più giovane sono io. Che vive qui si sposta autonomamente con la propria barca, la maggior parte, se no... I battelli, che ce ne sono troppo pochi, 4 corse al giorno sono pochissime. Devi fare sempre i conti con l'acqua e con le condizioni atmosferiche in generale, quindi qualsiasi cosa tu voglia fare, se il tempo non te lo permette, tu non lo fai. La cosa difficile sono più che altro i servizi di prima necessità che non ci sono, quindi per la spesa, per qualsiasi cosa bisogna uscire. Siamo racchiusi qui, proprio racchiusi come dei ergastolani, proprio. La cosa più bella di Isola è forse la cosa anche più brutta, è il suo essere isolato dal resto. Il primo scelto era di venire a vivere in Italia, è come dire, una decisione anziana. Un giorno su internet che ho trovato questa casa. Il posto mi è sembrato così bello, era un mercoledì, ho preso l'aereo il lunedì seguente, martedì ero qui e l'avevo comprato martedì sera. E faccio reportaggio. Per esempio c'è una barca che si è affondata, ho scritto 3 articoli, perché il blog è letto da stranieri, ma anche da molta gente che sono nati sull'isola e poi hanno dovuto partire e vivere a Roma o in Inghilterra e così, e poi loro è come il giornale dell'isola, sanno che è successo sull'isola di giorno in giorno. Che la natura cambia molto. Per esempio il lago, per i turisti quando vengono d'estate, per loro è qualcosa di sereno. Per me oggi è grigio, qualche giorno è argento, un altro giorno sarà blu o verde. Ho fatto il pescatore di professione, ho lavorato per 50 anni, ora non lavoro più, non pesco più, non faccio più niente. Quando nonna stava abbastanza male abbiamo detto a nonno se volesse venire via a vivere o da mia zia o da me. Non ha voluto. No. È difficile convincere un'isolano ad andare via. L'isola o la ami o la odi, nel senso la prima impressione è fondamentale. Quella che ti lascia. Mi ha segnato talmente tanto che non ce la fai a lasciarlo, perché è diventato un tuo modo di essere. Ci sono nato e penso di rimanere qua. A me è sempre mancata l'isola, ma anche se vado via poco devo tornare qua, perché è la mia vita, l'isola. È la mia vita.